Sì. Perché con Ciccio non c'è stato mai nessun tipo di problema nel campo, abbiamo avuto problemi tecnici, sì. Nel senso che ha giocato poco l'ultimo anno, il problema del rinnovo, sì. Lei lo sa, ma questo appunto, solo questo. Già si sapeva che la società non avrebbe rinnovato il contratto. Ma quindi non solo non... a lui, l'abbiamo detto, sì. All'inizio del campionato, a lui e a Biancolini. Sì. Quindi già lo sapeva dall'inizio, quindi non c'era proprio nessuna volontà da parte del ragazzo di fare sciocchezza. Dia la mia solidarietà a Ciccio naturalmente, assolutamente. Sarà fatto, io più tardi lo sento, assolutamente. Lo sento. Tramite mio cognato, lo sento, mio assolutamente, cognato, lo sento assolutamente, dica che gli siamo vicini anche noi a lui, assolutamente. Va benissimo. Perché siamo convinti che non ha fatto nulla. Uno scambio di battute in un clima assolutamente disteso, quello tra il presidente dell'Avellino Walter Taccone e l'avvocato dell'ex capitano Francesco Millesi. Da parte della società la massima solidarietà all'ex biancoverde, attualmente coinvolto nell'indagine sul calcio scommesse. Aggiungo di più, se sì. Questo ne può servire. Aggiungo di più. Quasi tutti i ragazzi avevano il premio playoff, sì. Che era molto più sostanzioso di questi 4 bravo, euro bravo. Questo... che avrebbero preso da questi signori, lei, ma è proprio una sciocchezza. Lei mi ha rubato. E avevano un premio promozione, sì. Che se avessimo fatto i playoff, ammontava... era 1 milione di euro. Dove... Diviso tra i 23-24 giocatori, erano 40-50 mila euro. Quasi 50 mila euro, e quindi non oltre è possibile premio... vendersi una partita per guadagnare 5 mila euro. Ma non esiste, ma che sciocchezza. Sì. Quindi... Ma oltre al discorso del playoff, c'era playoff e promozione, due premi avevano. Due premi, per un totale a calciatore più o meno intorno ai 50.000 minimo euro. Minimo 50.000 euro. Figuriamoci. Ma c'è gente che già ce l'aveva nel contratto, sì. Il premio playoff, quindi forse Ciccio probabilmente lo aveva anche nel contratto, sì. Io non me lo ricordo questo, quindi è proprio una sciocchezza questa cosa. Dettagli rilevanti, quelli emersi dal dialogo tra il patron biancoverde e l'avvocato Vannetiello. Lei attualmente difende l'ex capitano dell'Avellino coinvolto, sì. Attualmente in un'indagine. Le chiedo subito, cosa rischia la società? Beh, la società non rischia assolutamente nulla. Ci potrebbe essere una lesione all'immagine laddove la responsabilità di qualche calciatore dell'Avellino fosse dimostrata, ma attualmente non vedo assolutamente possibile questa ipotesi. Novità? Stamattina ho depositato ricorso al Tribunale del Riesame per cercare di dimostrare la totale innocenza di Ciccio, che ha militato per tanti anni nella nostra squadra. Nei prossimi giorni verrà fissata udienza davanti al Tribunale di Napoli, dove cercheremo di illustrare al Tribunale le ragioni per le quali queste due partite non possono assolutamente essere state combinate. Possiamo tranquillizzare i tifosi? I tifosi, ci tengo particolarmente a tranquillizzare i tifosi, perché anche io, seppur non sono nato in Irpinia, mia moglie è di San Martino Valle Caudina, tifo anche io Avellino, e mi rendo conto che queste situazioni possono creare uno sbandamento nella tifoseria, tifoseria che è nota in tutta Italia per essere brillante e corretta. Millesi innanzitutto starà studiando del carteggio che io gli ho consegnato, in particolare una serie di messaggi che sono intercorsi tra Luca Pini e delle persone pregiudicate. Voglio sottolineare che il mio assistito non ha inviato alcun messaggio né alcuna telefonata vi è con persone che sono risultate appartenenti al clan Vanella Grassi. C'è un'ipotesi della procura che si fonda sulle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, l'ex capo di questo clan criminale, il quale avrebbe riferito di aver combinato insieme a Luca Pini delle partite dell'Avellino. Ne cita due in particolare, Modena-Avellino, finita 1-0 per il Modena, e l'altra Avellino-Regina. Poi ci sarebbero stati dei tentativi, secondo l'accusa, di inquinare altre 4 partite, che però non hanno sfociato finora in un capo di imputazione. Vedremo nel futuro. Voglio però, per tranquillizzare i tifosi, citare alcune circostanze. Gli scommettitori hanno scommesso la vittoria dell'Avellino quando giocava con la Regina, Regina che era già retrocessa. Regina che in quella partita schierò tantissimi ragazzi che esordivano in quel momento in Serie B, erano ragazzi molto giovani, quindi la vittoria dell'Avellino era in quella occasione scontata. Forse qualcuno, considerato che l'Avellino avesse sicuramente vinto la partita, ha fatto capire che avrebbe avvicinato qualche giocatore dell'Avellino affinché contattasse i giocatori della Regina, ma questo non è avvenuto, tant'è vero che la Procura della Repubblica, la Direzione Distrettuale Antimafia, non è riuscita ad individuare quali sarebbero stati i calciatori della Regina che avrebbero acconsentito alla sconfitta della loro squadra. Questo solo per fare un esempio. L'altro esempio, la partita del Modena.
hanno scommesso semplicemente che il Modena in quell'occasione avesse segnato un gol, ma era facile scommetterlo perché il Modena in quel periodo ogni partita segnava 2-3 gol, quindi voglio dire, ho la netta sensazione che in questa inchiesta più che una combine ci si sia avvalsi di una esperienza calcistica molto forte per prevedere il risultato, riferendo e facendo capire ai delinquenti che invece c'era una combine. Ovviamente sarà molto dura dimostrare questo, però crediamo di riuscirci. In questi giorni chiaramente sta studiando gli atti, sì. Ha trovato qualche elemento che potrebbe essere necessario per una svolta nelle indagini? Guardi, mettendo insieme più elementi si riesce ad offrire una lettura alternativa a quella fatta dalla direzione distrettuale antimafia con riferimento alle frodi sportive che sono state attribuite a Ciccio Millesi e a Luca Pini. Preoccupazione tra la tifoseria, che però preferisce parlare dopo che verrà fatta luce sulla vicenda. Io di questa cosa vorrei parlare quando è conclusa l'indagine, perché adesso è ancora aperta, si dicono un sacco di stupidaggine, perché in realtà dobbiamo guardare bene la situazione, perché tutti parlano, tutti dicono, ma i fatti non stanno così, quindi noi non dobbiamo essere, puntare subito il dito sull'Avellino, su determinati giocatori. Aspettiamo che si concluda l'indagine e poi potremo essere più chiari.